Bentornati amici sportivi alla rubrica del lunedì sport. Oggi cominciamo, consentitecelo, con un'aria di festa, la festa della promozione del Catanzaro in Serie B. Dopo 17 anni i giallorossi assaporano la serie cadetta. È davvero stata una grandissima festa. Circa 10.000 spettatori hanno fatto questa trasferta alla Rec di Salerno per vedere la propria squadra promossa in Serie B. E quello che c'è stato poi nella serata per le vie del ritorno, ma anche nella città di Catanzaro e in tutta la Calabria, diciamolo che probabilmente è stata ben accettata questa promozione anche da tutta la regione. E allora complimenti ancora una volta al Catanzaro. E adesso parliamo, come di consueto, delle rubriche che usiamo fare il lunedì. Segnaliamo la sconfitta nella seconda giornata della Volley Soverato, ancora una trasferta per la squadra del presidente Patozzo. Non è andata bene, trasferta persa per 3-1. E adesso noi scendiamo di valori, chiamiamoli così, perché abbiamo parlato di Serie B, abbiamo parlato di A2 di Volley, adesso parliamo del calcio dilettantistico, cominciando a fare, come di consueto, la nostra carrellata. Oggi la suddividiamo in due parti, facciamo prima eccellenza, promozione e prima categoria. Mancano 4 giornate al termine del campionato e la Gioiese mantiene gli 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Promosport, 59-51, quindi ancora una possibilità domenica prossima per la squadra capolista del campionato di eccellenza di chiudere con un po' di anticipo, quindi primo match point, come si suol dire in questi casi, nella giornata della 27esima, appunto quella del 26 di marzo. E questa è chiaramente la notizia più importante della domenica, con le prime 5 della classifica tutte vittoriose, quindi si mantengono i punti di distacco tra di esse e, come abbiamo già accennato, è la Gioiese ad avvantare maggiore possibilità. La Promosport a 51 è avvantaggiata sullo Scalea, che ne ha 48 di punti, sul Brancaleone, che ne ha 45, e sulla Reggio Mediterranea, che ha 43 punti. Ecco, queste sono le 5 squadre che, tolta la Gioiese, ovviamente le altre 4 squadre dovranno vedersela per i playoff di categoria, che poi potrebbero consentire la disputa dei playoff nazionali per eventualmente una promozione in Serie D anche attraverso, appunto, questi playoff nazionali. Per quanto riguarda il resto della classifica, noi ci andiamo a vedere quello che sta succedendo in coda, e anche qui succede che tutte, stavolta invece quasi tutte, perdono, dalla Paolana che ha 28 punti alla Città di Acri, che ormai è ultima in classifica, è 13 punti, quindi è matematicamente retrocessa con la giornata di oggi, perché mancando 4 giornate, come dicevamo, 13 punti non sono più recuperabili alla Bocale. E allora Bocale è a 23, Gallico Catona a 25, Gioiosa Ionica a 27 e Paolana a 28, sono le 4 squadre che per adesso sarebbero chiamate a giocarsi i play-out. L'unica a vincere nella giornata di oggi è stato il Gioiosa Ionica, che è andato a vincere fuori casa a Bocale, quindi in uno scontro diretto contro la penultima della classifica, e quindi a fare un bel salto in avanti, allontanandosi di 4 punti rispetto al penultimo posto. Esce dalla categoria, dalla griglia per layout per il momento il Sersale, che con il pareggio ottenuto sabato, nella partita di sabato a Isola Capo Rizzuto, si porta con un punticino di vantaggio, appunto, sulla Paolana, che è quintultima. Rischia, ma poco, diciamo, il Soriano, che viene sconfitto nella giornata di oggi da 1-0 dalla Brancaleone, però ha per il momento ancora 5 punti di vantaggio sulla quintultima, e quindi potrebbe la squadra di Umberto Scorrano sperare di restare al di fuori proprio della lotta per la retrocessione nella promozione calabrese. E questo, diciamo, è tutto. Da segnalare soltanto la sconfitta, come dicevamo, della Stilo Monasterace, una delle squadre che si trova in zona
di serenità, ma si giocava la partita in trasferta contro la Reggio Mediterranea e quindi niente da fare per la squadra di Stino. Probabilmente anche nel girone B di promozione calabrese i giochi a 4 giornate dalla fine sono fatti. La Vigor Lamezia strapezzando con un 6-1 la Cinque Frondese nell'anticipo di sabato porta a 8 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che adesso è diventata il San Giorgio, che ha battuto sempre nell'anticipo e lo Sporting Catanzaro-Lido per 1-0 e approfitta della sconfitta della Palmese ad Ardore, per cui adesso la Palmese si trova a 9 punti di distacco a 51 e viene raggiunta in terza posizione proprio dall'Ardore a 5 punti. Ormai pare che abbiano abbandonato la possibilità di inserirsi nella griglia playoff le altre squadre: Comprensorio Archi, Sporting e Cinque Frondese, tutte sconfitte insieme con il Capo Vaticano, ma questo era ormai molto lontano. E addirittura si parla che il San Giorgio potrebbe non disputare, anzi in questo momento non lo farebbe, proprio il primo playoff, perché avendo 11 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, che sono appunto Comprensorio e Sporting, non ci sarebbe questo playoff, mentre l'unico playoff che si dovrebbe giocare in questo momento sarebbe tra la terza e la quarta. Attualmente sono Palmese e Ardore, ma non è ancora definita la classifica per quale sono chi è la terza e chi è la quarta, perché sarebbero a pari punti, 51 punti. Anche in questo caso andiamo a vedere quello che succede nella zona bassa della classifica, dove pareggiano tutte. Perde soltanto l'Africo, come dicevamo, questa partita importante contro il Roccella, che probabilmente, ovviamente ancora nulla è definito, però a 4 giornate dalla fine potrebbe essersi tolta dalla griglia play-out, avendo adesso 28 punti, 3 punti di vantaggio sulla quintultima. Quello che invece bisogna lottare è tra l'ultimo posto e il quintultimo posto, perché tra il Melicuco a 21 e il Melito a 25 ci sono soltanto 4 punti, con Ravagnese a 22, Atletico Maida che pareggia, recupera una partita che stava perdendo, che stava vincendo, anzi viene raggiunta dal Melito, stava vincendo per 2-1, e poi l'altra squadra che sono invischiate in questa zona appunto sono l'Africo e il Melito Porto Salvo. Scendenne la capolista San Nicola da Crissa dalla trasferta di Badolato, 0-0 nell'anticipo di sabato, ma viene accorciata dalle inseguitrici, inizialmente il Borgia che va a vincere in finale di gara contro il Prasar in trasferta, la Virtus Rosarno che deve aspettare gli ultimissimi minuti per avere ragione di una nuova valle penultima in classifica, e il Chiaravalle che invece ha una partita leggermente più meno complicata, anche se il risultato finale è 1-0 sul Real Mileto. Quindi, come dicevamo, partite complicate per le inseguitrici, ma che alla fine ne vengono a capo con i gol segnati proprio in extremis, 1-0 per tutte e tre, al 66esimo del Borgia, all'88esimo addirittura Barrese della Virtus Rosarno, mentre l'unica, dicevamo, il Chiaravalle che al sesto con Michele Zaffino si porta in vantaggio. E allora si accorcia quindi questa classifica di prima categoria nel girone C, e
le altre invece seguono distanziate, tra cui il San Calogero Calimera, la città di Guardavalle e il Real Pizzo, tutte pareggianti ma che sarebbero fuori dalla possibilità di fare il playoff, perché il Borgia attualmente avrebbe i 10 punti di vantaggio sulle quinte, appunto. Nella zona bassa della classifica, dopo la sconfitta della Nuova Valle, come dicevamo sul finale di gara contro la Virtus Rosarno, ne approfitta per accorciare e portarsi ad un punticino l'Academy Girifalco, l'unica squadra che vince in casa con un gol di Quirino e una doppietta di stranieri, 3-0 sulla Rombiolese che adesso viene risucchiata proprio al quintultimo posto, scavalcata dal Martelletto Settigiano che nell'anticipo di sabato ha avuto la meglio per 2-0 sul Real Montepaone. Un Real Montepaone che resta a 20 punti, quindi insieme con la Rombiolese, e che dovrebbe fare a questo punto da verificare la posizione tra le due squadre per il play-out o con il Real Mileto, anch'esso sconfitto, o con la Nuova Valle. Da verificare quello che succede alla fine del campionato, ma qui mancano ancora 7 giornate di campionato, quindi ancora tutto è possibile sia in testa che in coda. E adesso, prima di parlare di seconda e di terza, consentiteci una considerazione. Siamo alla fine di questi campionati, i 5 gironi della seconda e i 6 gironi della terza, che purtroppo vedranno la chiusura alcuni il 23 di aprile, ma ancora prima per quanto riguarda altri gironi. Formazioni, gironi formate da 10-11 squadre, il che significa che c'è una grossa crisi per il calcio dilettantistico, specialmente in queste categorie, ma c'è anche una crisi che purtroppo viene contraffatta addirittura per le piccole società. Considerate che una squadra di seconda categoria che deve fare 9 trasferte, ben 5 deve usare dei mezzi non propri, ma deve spostarsi con pullman, fare dei pranzi, e quindi con una spesa che va dai 1.000 ai 2.000 euro certe volte, e quindi 5 trasferte già significa 10.000 euro, più tutto un campionato da dover gestire. Noi invitiamo a questo punto la federazione a riflettere su questa formazione dei gironi, sia di seconda che di terza, perché a questo punto non hanno più valore. Fare un campionato del genere significa davvero costringere le società a dei grossi sacrifici. Sarebbe opportuno che si trovasse una forma migliore, un abbinamento tra seconda e terza, una riduzione di gironi, però non farli così lunghi, perché effettivamente significa mortificare una società che deve partecipare a un campionato del genere. Perdonateci questo sfogo, dovevamo farlo, è un invito alla federazione che noi facciamo da diverso tempo e che speriamo che possa essere accolto. E adesso vediamo come invece è andata sui campi di seconda e terza categoria. Valori rispettati nelle partite della 16ª giornata, terz'ultima del campionato di seconda categoria, girone C. Pareggiano le prime due della classe nello scontro diretto tra Comprensorio Corace e Pianopoli, 0-0 nell'anticipo di sabato, e distanze immutate tra le due, 34-33, quindi ancora da lottare per vedere chi vincerà questo campionato e che sarà ammesso al campionato di prima categoria nella prossima stagione. Ne approfitta di questo pareggio il Casabona per lo Sport, che vincendo in trasferta 4-1 a Palermiti si porta in terza posizione, a 3 punti di distacco dal secondo posto, a 4 dal primo, ma dicevamo mancano 2 giornate e quindi ancora è pensabile che siano soltanto le prime due a giocarsi il primo posto. Invece perde la Sersalese nello scontro diretto contro l'Academy Strongoli e viene raggiunta appunto dalla Amatori Le Castella, che vincendo la propria partita in trasferta ad Valle Fiorita contro la Maroni, 5-2 il risultato finale, si porta in quinta posizione tenendo il punticino di vantaggio appunto sull'Academy Strongoli. Dicevamo che si mantengono
si rispettano le posizioni, perché le prime in pratica vincono le partite contro le ultime in classifica. Ultime in classifica che rimangono San Nicola Carfizzi a 5 punti con il punto di penalizzazione, Polisportiva Palermiti a 8 punti e Amarni a 13 punti. È da segnalare che se così dovessero rimanere i distacchi, anche i play-out, il primo play-out, le semifinali play-out per la retrocessione non si disputerebbero, perché anche la quart'ultima avrebbe 10 punti di distacco sulla terz'ultima, e quindi ci sarebbe un'unica finale play-out per un'ulteriore retrocessione a quella del San Nicola Carfizzi, che in questo momento sarebbe ultimo in classifica, tra la Maroni e la Polisportiva Palermiti, un derby tra le due squadre catanzarese e ioniche, e invece le avrebbero vinte le altre squadre del comprensorio di Crotone o di Lamezia. In questo caso la vittoria potrebbe andare in anticipo al comprensorio Corace, anche in virtù del calendario che dovrebbe essere più abbordabile per la squadra di Fabiano, che giocherà la prossima settimana alle Castella, e poi invece l'ultima giornata riceverà l'Amarone nella partita casalinga, mentre il Pianopoli deve giocarci una partita abbastanza difficile in casa contro l'Academy Strongoli, che come dicevamo è una squadra che cerca di rientrare nella zona possibile dei playoff. Inopinata sconfitta del Conflenti contro una squadra che poco aveva da chiedere alla classifica, il Longobardi Calcio, 2-0 il risultato finale per la squadra di casa, e il Conflenti viene raggiunto in testa alla classifica dal Marca, che nell'anticipo di sabato ha ragione su un coriaceo Girifalco per 3-2, un Girifalco che perdeva 3-0 e poi nel secondo tempo era riuscito a portarsi sul 3-2, però non ottenendo più di questo e non ottenendo il pareggio sul finale di partita. Ma dicevamo anche del Belvedere, che va a vincere contro l'Atletico Feroleto in trasferta per 3-1 e resta in terza posizione a 30 punti, quindi a 3 punti di distacco dalla coppia al vertice. E per quanto riguarda il quarto posto è il Macca 3, che vince 3-0 a Cortale, e il quinto posto è segnato dall'Excalibur Comprensorio Fronte a 27 punti, che va a vincere a Coringa, anche in questo caso per 3-1. Quindi la sconfitta del Girifalco non consente alla squadra girifalcese di potersi inserire nella zona playoff, rimanendo adesso distaccato di 5 punti dal quinto posto e crediamo a poche giornate dalla fine dovendo dire addio a queste speranze. La lotta invece sarà tra Conflenti e Marca, al momento prima in classifica per la vittoria finale. Pareggio per la capolista Skillation nella trasferta a Gianò contro la Real Gianò, 2-2, due volte in vantaggio alla squadra di Bertolotti, due volte raggiunte dai padroni di casa, ma a distanze immutate contro la seconda, quella Real Cropani, anch'esso fermato sul pareggio, ma questa volta in casa dalla Vigor Catanzaro, una squadra che lotta per le zone alte della classifica per l'inserimento nei playoff. Quindi rimangono esattamente 12 punti di vantaggio per la capolista, con possibilità nel recupero di mercoledì contro la Kennedy di portarsi addirittura a 15, a 6 giornate dalla fine, quindi cominciare a festeggiare una promozione più che meritata nella seconda categoria. Kennedy che si è tolto il gusto, quindi bisogna stare attenti a parlarne prima, perché
le partite vanno sempre giocate, come si dice, si è tolto il gusto di battere un Città di Soverato che perde così forse una delle ultime possibilità di inserirsi nella zona playoff. Una sconfitta nella partita di sabato 2-1 per la Kennedy con la Città di Soverato che si era portato anche in vantaggio con Madozzo, ma poi viene raggiunto e scavalcato dalla Kennedy. Quindi Kennedy che, anche se in questo caso nella terza categoria non valgono le posizioni di coda, lascia l'ultimo posto al Grifone Catanzaro e si mette in penultima posizione a 12 punti. Comunque, per tornare alle zone alte della classifica, detto delle prime due, Schillation e Real Cropari, poi la lotta per la disputa dei playoff si fa interessante. Saletti a 23 punti, vittorioso con un secco 9-0 contro il Grifone Catanzaro, ultimo in classifica. Goodfellas Catanzaro a 22 punti, anche qui è una vittoria nell'anticipo di sabato 2-1 contro il Life Simeri Crichi. E Real Sovega Simeri che ha pareggiato in questa settimana, ma che a 21 punti può ancora sperare, anzi sicuramente è quinta in classifica e quindi resta per la disputa dei playoff. A 20 punti la Vigor Catanzaro, come dicevamo, a 17 punti invece restano Città di Soverato, Life Simeri Crichi e Real Janò, che in pratica le prime due hanno perso, l'altra, come abbiamo visto, ha pareggiato. Quindi un campionato che dovrebbe esistere, solo sussistere ancora per queste partite finali, per la disputa delle posizioni di testa dalla seconda alla quinta, che ricordiamolo, in questo campionato consentono una sola partita di semifinale, quindi altre due promozioni oltre alla prima direttamente in seconda categoria. Anche per oggi quindi è tutto, rinnovando ancora gli auguri al nostro Catanzaro. Noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento per lunedì prossimo.